Parleremo in compagnia di Serena Basciani, portavoce di Decimo Rinasce. E nella conferenza stampa di oggi che cosa andrete a suggerire e di cosa parlerete ai cittadini? È importante per noi sottolineare oggi che si apre un canale di ascolto per i cittadini e per le altre associazioni che vivono e lavorano sul territorio e che possono confluire in Decimo Rinasce. Questa è l'aspettativa che abbiamo, è la speranza e la visione d'insieme. Il concetto importante è questo, è lavorare sul territorio, lavorare per valorizzare le risorse del territorio e per unire Decimo Rinasce all'aspirazione e la missione di cercare di unire le radici che caratterizzano il nostro territorio con quello che è diventato oggi il mondo della comunicazione. Questo è il motivo per cui il portavoce, che è solamente appunto una voce di unione rispetto a tutte le associazioni che hanno cominciato ad aderire a Decimo Rinasce, io sono un canale di comunicazione. Immagino e spero che tanti ragazzi possano cercare Decimo Rinasce per trovare delle risorse sul territorio, per non andare via, per rimanere qui e fare grande insieme la storia di questo posto che è caro a tutti. Stefano Salvemme, coordinatore di questo nuovo contenitore a disposizione dei cittadini che è Decimo Rinasce. Bene, questo contenitore nasce praticamente perché abbiamo visto nel percorso storico degli ultimi anni di questo territorio, dal commissariamento in poi, quello che è mancato un po' il confronto politico, quello che era quel contributo che davano le associazioni. La ricchezza di questo territorio erano le associazioni e la partecipazione di queste associazioni, dei comitati. Abbiamo visto che da quel momento in poi è stato azzerato tutto. Ancora oggi ci sono battaglie tra Guelfi e Ghibellini su quello che è stato la storia degli ultimi anni, però abbiamo intercettato anche tanta esigenza di confronto, di confrontarsi sui temi, su quelle che sono le visioni, su quella che è una progettualità, perché è vero che questo territorio ha vissuto negli ultimi anni una pulizia da parte delle forze dell'ordine, però è ora di ritirarsi su, è ora di rinascere e quindi di rinascere anche con una visione futura di ricostruire questo, il tessuto sociale di questo territorio, culturale, tutto quanto, di riportare ricchezza in termini non monetari, economici, ma ricchezza in termini di contributo e di apporto a questo territorio. Decimo Rinasce tende un braccio anche ai cittadini che in qualche modo possono far parte di questo progetto. Certo, Decimo Rinasce è un contenitore, appunto, come amiamo dire, dove all'interno ci sono tante di quelle associazioni che vogliono partecipare, ma anche i cittadini. Il tema principale è il territorio, nel senso che per partecipare al contenitore l'unico requisito è quello di voler dare qualcosa, un pezzetto di se stessi, un contributo a questo decimo municipio. Questa è la cosa fondamentale, lasciando da parte tutto quello che è il personalismo o altro, o visioni di partiti. Questo è un contenitore civico, fatto veramente dalla partecipazione dei cittadini, che siano o in associazioni o singolarmente. Questa è la cosa fondamentale.